Buonasera a tutti, eccoci al nostro Buonasera. secondo mercoledì di Santa Cristina. Questa è l'occasione che abbiamo per aprire il nostro insegnamento ad altri docenti e soprattutto per far vedere quello che facciamo anche a un pubblico più allargato oltre a quello dei nostri studenti. Anche questa sera sono io a condurre l'incontro, e ho il piacere di avere Francesco Frangi, un caro amico, il quale ci parlerà di Simone Petertano, il maestro di Caravaggio. Un tema molto importante sul quale Frangi ha lavorato e al quale ha dedicato l'anno scorso, insieme ad altri, una mostra che si è tenuta a Bergamo, che purtroppo pochi hanno potuto vedere a causa della pandemia, ma il suo lavoro comunque rimane, è proseguito e ce ne parlerà questa sera. La settimana scorsa parlavamo con Alessandro Morandotti, entrambi si occupano di pittura lombarda. Non so se posso dire così per essere molto schematico, Francesco, voi avete molto collaborato regolarmente, insomma, tra di voi, però per distinguere un po' le due personalità. Parlavamo la settimana scorsa appunto di Francesco Frangi, scusa, di Alessandro Morandotti che apre il discorso sulla Lombardia anche illuminista, aperta all'Europa, un dialogo, mentre il tuo lavoro, tu hai studiato Savoldo, Moretto, hai fatto una monografia importante su Francesco del Cairo, hai lavorato sui ritrattisti lombardi. Ecco, il tuo ragionamento è più sulle radici lombarde, insomma, su un tramando di tradizione, che è quello sul quale ha richiamato l'attenzione degli studiosi Roberto Longhi, nel cui insegnamento anche tu ti identifichi. Francesco Frangi ha curato anni fa una raccolta di scritti inediti molto importanti di Roberto Longhi, scritti che erano rimasti nel suo studio e che lui ha trascritto e commentato. Ecco, dunque, le radici lombarde attraverso artisti molto rappresentativi, al cui appello forse mancava proprio un anello della catena, voglio dire, cioè Simone Petertano, nel suo destino singolare di essere stato allievo di Tiziano da una parte e maestro del Caravaggio dall'altra. Una personalità appunto che meritava di essere tirata fuori dall'ombra, e a questo punto ha pensato questa mostra dell'anno scorso, curata da Francesco Frangi, al quale cederei la parola perché ci parli appunto di questo artista così interessante. Sì, grazie mille, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio appunto Daniele Benati e il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna per questo invito che proprio a un anno quasi esatto, diciamo, dall'inaugurazione della mostra su Simone Petertano, che è organizzata dall'Accademia Carrara. Mi consente in qualche modo di tornare su questo argomento al quale sono molto affezionato. Ricordo che la mostra è stata curata oltre che da me, da Simone Facchinetti, da Paolo Plebani e da Cristina Rodeschini, che è la direttrice dell'Accademia Carrara. Dirò fin da subito che in questo intervento non intendo, diciamo così, riproporre una sorta di visita virtuale di questa mostra che, come diceva Daniele, purtroppo insomma, è stata aperta poco più di 3 settimane, ma in quelle 3 settimane ha avuto un grande successo, ha avuto 10.000 visitatori in 3 settimane, che per Bergamo insomma, sono numeri rilevanti. Ecco, dicevo, non voglio riproporre, non riproporrò una visita virtuale della mostra, ma volevo approfittare di questa circostanza per fare qualche riflessione di carattere più generale proprio sul senso, sul significato dell'esperienza di Petertano, che è, diciamo così, una figura in qualche modo cruciale nel panorama della cultura artistica in Italia settentrionale nel secondo Cinquecento. È una figura cruciale per molte ragioni. La principale forse è il fatto che questo artista si trova a svolgere in qualche modo un ruolo di cerniera, di anello di congiunzione tra quelle che sono le due più grandi
civiltà pittoriche dell'Italia settentrionale del tempo, cioè da una parte Venezia, la civiltà del grande, la grande tradizione coloristica, e dall'altra appunto la grande tradizione del naturalismo lombardo. Parlo di Italia settentrionale escludendo ovviamente, diciamo così, il contesto bolognese, diciamo l'Italia a nord dell'Emilia. Ecco. Ecco, la cosa che sorprende un po' analizzando la figura di Petrazzano è che questo suo ruolo di pittore cerniera, di figura ponte tra questi due grandi mondi, in qualche modo ha fatto molto fatica ad essere in qualche modo recepito, no? E questo in ragione anche proprio delle modalità attraverso le quali la figura di Petrazzano viene riscoperta nel corso del Novecento, una modalità molto singolare, quasi un po' casuali, se vogliamo, no? E qui partirei subito con la condivisione dello schermo, che ci consente di... Scusate. Ecco. Che ci consente di ragionare su un fatto, no? Cioè che in realtà quando noi parliamo di Petrazzano, di Simone Petrazzano, che è un pittore, ricordo, che nasce nel 1535 e muore nel 1599, parliamo di un artista che in sostanza all'inizio del Novecento era un nome che non diceva quasi nulla a nessuno. Era un pittore, diciamo così, di cui si era persa completamente l'identità e lo dimostra tra i tanti episodi un caso molto, molto singolare, questo volume che viene pubblicato nel 1906, dedicato a questa magnifica chiesa di Santa Maria della Passione a Milano, la chiesa dei canonici lateranensi, nei cui locali del convento ha sede il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, Carlo Elli, parroco di Santa Maria della Passione, personaggio molto colto, compila questa guida, che è una guida molto nutrita, molto documentata, nella quale descrive tutte le opere che stanno in Santa Maria della Passione. E tra queste opere ne trova tre che... Le memorie scritte, come lui riferisce, che l'antica tradizione riferiscono appunto a Petrazzano. Tra queste c'è anche questa monumentale assunta che qui vediamo, che si trova appunto ancora in Santa Maria della Passione, e qui ho voluto riportare proprio il commento di Carlo Elli perché è estremamente significativo. La cappella seguente è dedicata all'Assunzione di Maria Vergine. La pala dell'altare si attribuisce a un certo Simone Preterazzano o Petrazzano, quindi anche la lezione del nome era in qualche modo incerta, come dicono alcune memorie scritte. È un nome pressoché sconosciuto, né mi fu dato riscontrarne notizie. No? Questa è la situazione quindi della storiografia, delle nostre conoscenze all'inizio del Novecento. Dopodiché, cosa succede? Avviene la svolta cruciale, diciamo così, nella vicenda critica di Petrazzano e nella riscoperta di questa figura. Nel 1927 un giovanissimo studioso tedesco, Nikolaus Pesner, approda a Milano, comincia a fare delle ricerche d'archivio massicce all'Archivio di Stato di Milano, alla ricerca di informazioni sull'arte milanese lombarda tra 5 e 600, e si imbatte nel documento fatidico, no? Il documento che accerta il fatto che nel 1584, quando quindi Petrazzano aveva quasi 50 anni, Petrazzano stesso stipula un contratto nel quale accoglie, attraverso il quale accoglie nella sua bottega il giovanissimo Caravaggio, all'epoca tredicenne, contratto che prevede, un contratto sul quale poi torneremo più avanti, ma che prevede in sostanza che Caravaggio rimanga nella sua bottega per 4 anni fino al 1488. Quindi qui a destra poi ho voluto, diciamo così, illustrare anche questo dipinto, questo capolavoro della
giovinezza di Caravaggio, Il Fruttarolo della Borghese, che ovviamente non è un'opera che ha a che fare con l'apprendistato di Caravaggio nella bottega di Petrazzano, ma che serve un po' a evocare la stagione giovanile di Nerisi. No? Ecco, quindi avviene questa scoperta, la scoperta di questo documento che cambia radicalmente le carte in gioco. Sostanzialmente questo artista, che fino a qualche anno prima era un illustre sconosciuto, diventa improvvisamente il maestro del più importante pittore italiano del Seicento. E non è un caso che da qui in avanti, quindi dal 1927 in avanti, poi le ricerche su Petrazzano cominciano a intensificarsi, no? E sono ricerche che poi proseguono in sostanza per tutto il Novecento e attraverso una serie di contributi, in particolare di Maurizio Calvesi, di Costantino Baroni, fino ad arrivare ai contributi più recenti di Maria Teresa Fiorio, mettono a fuoco una parte del percorso di Caravaggio, cioè il suo, diciamo, il suo itinerario milanese. Il suo itinerario milanese, che è però una stagione, diciamo così, circoscritta nel complessivo percorso dell'artista, in quanto, appunto, dicevo, Petrazzano nasce nel 1935 e la sua attività a Milano si gioca tra il 1572 e il 1599. Quindi un periodo non breve che questi studi novecenteschi chiariscono progressivamente, contribuendo però a dare sostanzialmente una immagine di Petrazzano, pittore attivo a Milano e, diciamo così, maestro di Caravaggio. E in più, diciamo, lo sguardo con cui si osserva la parola di questo artista è uno sguardo fondamentalmente che ha lo scopo di cercare di capire all'interno delle opere di Petrazzano quei germi che possono essere considerati così pre-caravaggeschi. Quindi si legge, si analizza, si studia Petrazzano cercando di capire che cosa poteva aver significato per Caravaggio frequentare la sua bottega, no? In qualche modo è questo rilievo fin troppo ingombrante che finisce con l'oscurare la fisionomia del maestro, no? E di fatto poi in tutti questi studi, fino alla fine del Novecento, in pratica rimane poi una consistente zona d'ombra, che è quella relativa a tutta la stagione precedente di Petrazzano, che appunto, essendo nato nel 1935, inizia a lavorare intorno alla metà o anche prima, alla metà degli anni 50 del Cinquecento, e quindi sono 15 anni e più di carriera che rimangono totalmente nell'ombra. 15 anni di carriera e diciamo così, non c'è solo questa stagione che rimane in qualche modo sconosciuta, ma non si dà una risposta in tutti questi studi a un'informazione fondamentale che lo stesso Petrazzano, diciamo così, riferisce molto spesso nei documenti che firma e addirittura anche nelle firme che appone alle sue opere. In molti documenti e in molte firme, Petrazzano si dichiara esplicitamente Tiziani alumnus o Tiziani discipulus, cioè alunno, allievo di Tiziano. E quindi rimane da scoprire una fase, diciamo così, giovanile della carriera dell'artista, che lo stesso artista ci dice essersi giocata in qualche modo in un ambito tizianesco e quindi evidentemente in un ambito veneziano. Cosa succede? Che negli studi del Novecento, in realtà, e questo è per certi aspetti anche un po' paradossale, quasi non si dà credito a queste informazioni che lo stesso pittore ci offre, no? E da questo punto di vista ci mette un po' del suo anche il grande e inarrivabile Longhi, il quale appunto in un passaggio del famoso saggio del 1929 dedicato ai precedenti di Caravaggio, in qualche modo dimostra di non credere al fatto che Petrazzano sia stato allievo di Tiziano, no? Qui ho voluto riportare questa citazione molto significativa. Quell'insistenza nel dichiararsi allievo di Tiziano fu in lui, in Petrazzano, soltanto una posa, un gesto aulico, una pomposa dichiarazione di quarti nobiliari, no? Come dire, in realtà
che Petrazzano sia stato allievo di Tiziano, non ci credo, no? Perché Longhi non crede a questa cosa? Perché gli dà anche un po' fastidio, da un certo punto di vista, che Petrazzano sia allievo di Tiziano? Perché il 1929 è l'anno, il saggio dei precedenti, è il saggio in cui Longhi, diciamo così, elabora in modo definitivo quella sua meravigliosa lettura dei precedenti di Caravaggio, cioè dei modelli sui quali Caravaggio si era formato, una lettura che spostava, diciamo così, le fonti figurative di Caravaggio da Venezia verso la Lombardia, mentre negli studi caravaggeschi di fine 800 e di primo 900 si tendeva a pensare che, diciamo così, la formazione settentrionale di Caravaggio fosse fondamentalmente una formazione avvenuta alla luce della civiltà veneziana, appunto rinascimentale, Longhi sposta l'orizzonte verso la Lombardia e ci fa capire, e siamo ancora tutti ovviamente perfettamente d'accordo con lui su questo, che la formazione di Caravaggio avvenne in Lombardia alla luce della grande tradizione naturalistica, appunto, dei bresciani, dei bergamaschi, dei cremonesi, da Moretto a Savoldo, ai Campi, appunto, no? E però, appunto, in questa visione così geniale, poi questo fatto che l'unico maestro documentato, accertato di Caravaggio fosse un allievo di Tiziano, in qualche modo, insomma, era come così, un granello che gli dava, non gli faceva girare perfettamente il suo ingranaggio interpretativo, no? Però appunto non c'è solo Petrazzano che si dichiara allievo di Tiziano, c'è anche una fonte contemporanea molto affidabile, l'unica fonte contemporanea a Petrazzano che ci dia conto della sua esistenza, che è Giovan Paolo Lomazzo, no? Qui appunto ho voluto un po' contrapporre queste due testimonianze, perché Giovan Paolo Lomazzo più volte ci conferma che Petrazzano è stato allievo di Tiziano, e tra queste conferme c'è anche questo passaggio dell'idea del tempio della pittura, 1590, quindi Petrazzano è ancora assolutamente vivo e operoso. Qui Lomazzo sta parlando di un'opera di Tiziano che stava nel Duomo di Novara, che poi è andata distrutta in un incendio nel 600, e dice: «Ov'è un presepe di Cristo, con tutto ciò che gli appartiene, di mano del mirabile Tiziano, maestro di Simone Petrazzani, il quale ora vive ed è per vivere eternamente nelle opere sue eccellentissime per ogni parte, ma vagamente espresso, singolarmente, per la somma vaghezza e leggiadria». Quindi l'unica fonte contemporanea ci fa capire, insomma, che quando Petrazzano si firma come Tiziani Alumnus aveva perfettamente ragione. E cosa succede? A un certo punto, appunto, questa diciamo così, incapacità in qualche modo di riconoscere la formazione dell'artista viene così vinta, no? Da un grande gesto, da una grande intuizione proprio sul terreno del riconoscimento attributivo. Ed è un riconoscimento attributivo il cui merito va, tra l'altro, a una dei migliori allievi di Roberto Longhi, cioè Mina Gregori. Mina Gregori, la quale nel 1990 si rende conto che va assegnata a Petrazzano questo dipinto, che all'epoca si trovava sul mercato antiquario americano e che poi, con un gesto particolarmente illuminato, la Pinacoteca di Brera a Milano ha acquistato nel corso degli anni 90, un dipinto che appunto raffigura la Venere con Cupido e due satiri, che è un'opera, diciamo così, in qualche modo decisiva per fare luce sulla giovinezza di Petrazzano. Perché è un'opera che è precedente a tutti i dipinti, diciamo, eseguiti da Petrazzano in ambito milanese e che rivela chiarissimi rapporti con la cultura lagunare e in particolare con la cultura tizianesca. Qui, insomma, tutto parla di Tiziano e di Venezia, a partire da questa bellissima ambientazione delle figure entro questo straordinario contesto boschivo, quindi questa fusione delle figure nello spazio naturale, ma poi, diciamo, il dipinto è ricchissimo di citazioni dal repertorio di Tiziano. Vedete come la posa di Venere in qualche modo rielabori liberamente
il modello della Danae di Tiziano, un modello che Tiziano, diciamo così, comincia a frequentare, a mettere in gioco a partire dalla metà degli anni 40, quando esegue il dipinto che vedete a sinistra, destinato al cardinale Alessandro Farnese, il dipinto con cui sostanzialmente Tiziano si presenta a Roma per diventare pittore per qualche tempo di Papa Paolo III Farnese. Vedete appunto come la posa della Venere di Petrarzano riecheggi molto da vicino quella della Danae di Tiziano, ma diciamo così, i riferimenti del dipinto oggi a Brera al repertorio tizianesco sono anche altri. Qui vediamo ad esempio a sinistra la cosiddetta Venere del Pardo, quest'opera che Tiziano, che ha una storia molto singolare, perché Tiziano la tiene nel proprio studio per quasi 30 anni, continuando a rilavorarla, dopodiché nel 1550, poco dopo, la manda in Spagna a Filippo II, e vedete come la posa del satiro nel dipinto di Petrarzano riecheggi molto chiaramente quella del satiro nel dipinto di Tiziano. Tra l'altro è anche interessante notare come tutti e due i satiri svolgano all'interno dell'opera una stessa funzione, in qualche modo ad alto contenuto erotico e licenzioso, in quanto entrambi sollevano il velo per svelare le parti intime della donna, no? Che poi nel caso del dipinto del Louvre di Tiziano sappiamo oggi che non è Venere, contrariamente a quanto dice il titolo tradizionale, ma è Antiope, però insomma di fatto poi la sostanza non cambia. Quindi nel 90 c'è questa intuizione attributiva che in qualche modo squarcia un po' il velo sulla stagione giovanile dell'artista. Nel 99 un'altra scoperta che in qualche modo porta ulteriori argomenti in questo senso, la scoperta di questo bello autoritratto di Petrarzano realizzato nel 1589, dipinto scoperto da Maurizio Calvesi, che tra l'altro è un dipinto che si trova anche nella collezione dello stesso Calvesi, grande interprete di Petrarzano, che ricordo da poco purtroppo è scomparso. Qui vediamo Petrarzano nel 1589, quindi l'anno dopo che Caravaggio è uscito dalla sua bottega, e vedete che l'autorità reca sul margine inferiore un'iscrizione autografa nella quale Petrarzano si dichiara nuovamente Tiziani alumnus, ma non solo, si dichiara anche Venetus. E Venetus nel linguaggio del tempo non voleva dire così genericamente Veneto, anche perché definirsi Veneto nel 500 non aveva molto senso, voleva dire con tutta probabilità essere veneziano, cioè essere nativo di Venezia. E una conferma che questo Venetus indichi proprio una origine veneziana, una nascita veneziana di Petrarzano, è stata poi fornita dalle ricerche documentarie che a partire appunto proprio dal 99 si sono susseguite fino agli ultimi anni, ma direi anche agli ultimi mesi, grazie alla quale noi abbiamo capito praticamente tutto di questa storia iniziale di Petrarzano. Cioè abbiamo capito che Petrarzano era un artista originario, la cui famiglia era originaria di un piccolo centro della Bergamasca che si chiamava Cornalita, nella Val Brembana, ma in realtà già il nonno paterno di Petrarzano e poi anche suo padre si erano trasferiti già nella prima metà del Cinquecento a Venezia, dove in particolare il padre di Petrarzano, che si chiamava Francesco e che faceva l'orafo, è documentato già nel 1540. E quindi abbiamo pressoché la certezza che questo pittore, che Simone Petrarzano, sia nato proprio a Venezia, quindi nel 35, e che quindi la sua formazione avvenne proprio in Laguna. Del resto, insomma, è anche difficile essere allievi di Tiziano senza risiedere in territorio lagunare. No? E quindi, una volta che si è appunto aperta questa serie di conoscenze
che veniva, che sono, diciamo, il caso della riscoperta della fase giovanile di Petrozzano è un caso di, diciamo, di fortunata convergenza delle intuizioni degli storici dell'arte sul versante proprio del riconoscimento stilistico e delle ricerche d'archivio, no? È uno di quei casi in cui in qualche modo questi due mondi della ricerca hanno, così, sono approdati a esiti perfettamente in linea uno con l'altro, no? E quindi negli ultimi tempi, sulla scorta di queste nuove certezze, sono state poi riscoperte così, numerosi dipinti che sono andati a nutrire dal punto di vista proprio della produzione pittorica, questa stagione iniziale di Petrerzano, appunto a Venezia, allievo di Tiziano. E adesso ve li mostro così un po' una carrellata un po' rapida, ma che appunto serve a farvi capire anche la qualità, insomma, di queste opere, a partire da questo dipinto che è stato ritrovato 3-4 anni fa in questo piccolo museo della Piccardia, del nord della Francia, alla Fère, è probabilmente una delle primissime opere di Petrerzano a Venezia, dipinto che ha ancora degli elementi, se vogliamo, un po' di ingenuità, qualche tratto ancora un po' acerbo, però guardate anche la delicatezza atmosferica che caratterizza il volto dell'angelo annunciante, che insomma sono componenti che solo un pittore cresciuto a Venezia poteva esibire a quelle date, no? E qui il rapporto con Tiziano è un rapporto tra l'altro anche diciamo, molto circostanziabile, in quanto il dipinto si rivela una rielaborazione di un famoso modello perduto di Tiziano, dedicato ovviamente sempre all'Annunciazione. Cioè la pala che Tiziano esegue per la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano, alla fine, nella seconda metà degli anni 30 del 500, pala che poi ha una vicenda molto particolare quando Tiziano non la manda a Murano per dissidi con la committenza, la invia in Spagna, a Isabella del Portogallo, dove poi il dipinto andrà distrutto. Però cosa succede? Che nel 1537 Jacopo Caraglio aveva eseguito, prima che Tiziano mandasse in Spagna il dipinto, questa incisione che poi di fatto garantirà una grande fortuna a questo modello, una fortuna appunto riecheggiata proprio dal dipinto di Petrerzano, nel quale la posa dell'angelo e anche la gloria, diciamo così, angelica che fa un po' da contorno ai raggi che piovono dal cielo e sono chiaramente derivati dal modello tizianesco. No? Un'altra scoperta recente, quella relativa a questa cena in Emmaus, che addirittura si trovava praticamente dimenticata nelle sale di Palazzo Pitti a Firenze, quindi non certo un contesto, diciamo così, di provincia, come il piccolo museo di La Fer che abbiamo appena evocato, dipinto questo appunto sempre riconducibile a questa stagione veneziana di Petrerzano. Questo ce lo fa capire anche la stessa impostazione del dipinto e la scelta del tema, perché non dobbiamo dimenticare che diciamo, la consuetudine di dedicare delle rappresentazioni isolate destinate per lo più al collezionismo privato, al tema della cena in Emmaus, è una consuetudine che nasce proprio a Venezia. Nasce a Venezia con Giovanni Bellini e poi ha grandi interpreti anche ha un grande interprete anche in Tiziano, no? E il dipinto di Petrerzano quindi si colloca dentro questa fortuna veneziana del tema della cena in Emmaus, tema che poi sarà ovviamente, diciamo così, interpretato con esiti memorabili anche da Caravaggio, e qui il rapporto con Tiziano è un rapporto anche in questo caso molto evidente. Tiziano frequenta il tema della cena in Emmaus a partire dai primi anni 30 del Cinquecento, con alcune, diciamo così, variazioni memorabili su questo soggetto, e qui vediamo in particolare il dipinto conservato al Louvre, che Tiziano esegue intorno al 1530 per il mantovano Niccolò Maffei,
Vedete che l'impostazione, insomma, è sostanzialmente simile a quella del dipinto di Petrazzano, con questa anche enfasi data al motivo della tovaglia piegata, e così anche la stessa ambientazione architettonica, insomma, con queste colonne che danno un'intonazione un po' aulica alla scena, è molto simile. E qui ho voluto così proporre questo confronto, che è un po' quasi una sorta un po' di fotomontaggio, dove a sinistra vediamo appunto un dettaglio del dipinto di Tiziano del 1530 circa per Nicola Maffei, a destra il dipinto di Petrazzano di Palazzo Pitti. E vedete, poi è chiaro che Tiziano è Tiziano, Petrazzano è Petrazzano, per cui il divario qualitativo non si discute, per cui la morbidezza pittorica, questa leggerezza di tocco che ha Tiziano, insomma, non la raggiunge Petrazzano, ma insomma, la raggiungono pochi pittori nella storia dell'arte. Però, insomma, questo confronto fa capire proprio anche la sintonia sul piano anche delle scelte cromatiche, no, tra queste due opere, e poi ci fa anche intuire come lo stesso atteggiamento del discepolo di destra nel dipinto di Petrazzano sia in qualche modo suggestionato da quello del discepolo di sinistra nel dipinto di Tiziano. No? Dopodiché, sempre in questa riscoperta della stagione giovanile di Petrazzano, un posto molto importante lo occupano alcuni dipinti di tema profano che l'artista esegue per il collezionismo veneziano, adeguandosi proprio a quelle che erano diciamo così, gli orientamenti, i gusti del collezionismo lagunare, no? E in particolare è significativa tutta una serie di opere dedicate al tema della suonatrice di liuto, opere quindi di tema musicale, che hanno tutta un'impostazione molto simile. Qui ne mostro due. A sinistra un dipinto, anche questo ritrovato in anni molto recenti nel piccolo museo di Schwerin, qui siamo passati in Germania, un'opera anche questa molto precoce, più o meno degli stessi anni dell'amministrazione di Laffer, quindi intorno al 1560, quindi è un Petrazzano circa 25enne. A destra una versione già sul mercato antiquario parigino, che probabilmente si colloca ormai alla fine del soggiorno veneziano, no? Vedete come nel corso dei suoi anni veneziani Petrazzano poi cambi leggermente il suo modo di dipingere, acquisisca una materia in qualche modo più compatta, più smaltata e anche cresca qualitativamente nel corso del tempo, no? Ecco, due immagini di tema musicale molto, quindi che assecondano una tradizione, anche in questo caso tipicamente veneziana. È soprattutto a Venezia, è soprattutto presso il collezionismo veneziano che si afferma la tradizione della rappresentazione del suonatore, no? Della pratica musicale, a partire già dagli anni di Giorgione, poi appunto con Tiziano Giovane, Cariani, Licinio, eccetera. Però qui in Petrazzano poi è molto interessante vedere come dia un'interpretazione di questa tematica molto singolare, nel senso che vedete che in entrambi questi dipinti compare in basso a destra una figura, un ragazzino che altri non è se non Cupido, lo dimostrano appunto le ali che si notano sulla sua schiena, un Cupido intento a porgere o a leggere lo spartito, no? Quindi è una rappresentazione nella quale si insinua una tematica mitologica, mitologico-allegorica, che mette in relazione di fondo il soggetto musicale con la tematica amorosa, Cupido, no? Quindi il collegamento amore-musica, un collegamento sulla base del quale poi diventa quasi inevitabile interpretare la figura della donna, della suonatrice di liuto, non come una suonatrice qualsiasi, ma come Venere stessa, cioè come la madre di Cupido. Quindi un rapporto, diciamo così, una interpretazione molto, molto densa della tematica musicale, che anche in questo caso poi si rispecchia precisamente nelle esperienze condotte in anni immediatamente precedenti da Tiziano.
cioè, cosa succede? Che Tiziano, a partire dagli anni appena successivi alla metà del secolo, dai primi anni 50, comincia a creare una serie di opere, in alcuni casi meravigliose, in cui proprio, diciamo così, contamina la tematica mitologica amorosa con la tematica musicale. E qui vediamo uno degli esiti più significativi di queste sperimentazioni anche sul piano iconografico, questa tela del Prado, appunto, di Tiziano, nella quale vediamo Venere e Cupido sulla destra e a sinistra un suonatore di organo. In sostanza, diciamo così, gli ingredienti iconografici sono quasi gli stessi del dipinto di Schwerin, dove compare appunto questa suonatrice che quasi certamente va interpretata come una Venere, Cupido e poi il suonatore di organo, vedete, in quel caso in secondo piano a sinistra. E qual è il gioco che vogliono proporre questi dipinti? È un gioco volutamente ambiguo in cui non si capisce bene se sia l'esperienza amorosa ad essere individuata così come propellente della creazione musicale o l'inverso, se sia invece la pratica musicale che in qualche modo incentiva l'esperienza amorosa, no? Quindi si gioca tutto su questa sottile ambiguità che il dipinto di Tiziano, diciamo così, mette in scena in modo meraviglioso. E dopodiché un'altra opera, sempre di questa fase giovanile e veneziana, anche questo è un ritrovamento molto recente, questa Venere con Cupido e un satiro ritrovata nei depositi del Museo di Copenaghen, quindi vedete tutte queste opere che sono venute fuori un po' dalle parti più impensabili di Europa e anche di fuori Europa, un dipinto che ormai ci conduce in anni molto vicini a quelli della Venere di Brera, quindi siamo verso la fine, diciamo così, del soggiorno veneziano dell'artista. E qui, tra l'altro, il rapporto con la Venere di Brera è un rapporto, diciamo così, che si gioca su una, anche in questo caso, su un comune riferimento ad una fonte veneziana, perché la Venere di Copenaghen di Petersano in realtà rielabora, come sempre liberamente, un modello, anche in questo caso perduto, di Tiziano, cioè questa figura che vedete a sinistra, che Tiziano realizza nei suoi anni giovanili per la facciata di terra del fondaco dei tedeschi, come quasi tutti gli affreschi, diciamo, tizianeschi del fondaco dei tedeschi. Questa figura è andata distrutta col tempo, rimane però questa stampa seicentesca di Jacopo Piccini che ci consente di, diciamo così, di avere memoria di questo modello che appunto certamente Petrazzano ben conosceva. E tra l'altro il rapporto con la Venere di Brera del dipinto di Copenaghen è un rapporto che si gioca anche sul terreno, diciamo così, della interpretazione in chiave erotico-licenziosa della tematica mitologica. Appunto, nella Venere di Brera c'era il satiro che scopriva le parti intime della dea, qui invece nel dipinto di Copenaghen c'è un dettaglio che, insomma, magari guardando l'immagine nel suo insieme si fatica a scorgere, ma che osservando questo dettaglio in basso a destra ci consente di scorgere, di individuare appunto dietro la tenda la figura di questo satiro. Di questo satiro che sbuca appunto alle spalle della Venere con quest'aria ghignante, proprio con l'idea di chi vuole sorprendere di nascosto e apprezzare di nascosto le nudità della dea, no? Ecco, quindi questo per appunto dare la misura appunto della quantità di opere che in anni recentissimi sono venute a colmare questa fase dell'artista, una fase sulla quale però rimangono molti interrogativi, nel senso che noi non sappiamo quasi nulla della concreta, diciamo così, vicenda professionale di Petersano a Venezia, se non il fatto appunto di questo rapporto accertato da Petersano stesso e dalle fonti con Tiziano. Quindi ancora molto c'è da lavorare, no? E quello che è certo è che nel 1572,
quando Petrazzano poi si trasferisce a Milano, per ragioni che anche in questo caso rimangono difficili da capire, perché non sappiamo perché a un certo punto l'artista decide di abbandonare Venezia e di trasferirsi a Milano. Ecco, dicevo, nel 72, quando si trasferisce a Milano, poi Petrazzano, in qualche modo, nelle prime opere, mette in gioco tutti i frutti di questa sua permanenza in Laguna, frutti che non riguardano solo il rapporto con Tiziano, perché poi appunto stare in Laguna negli anni 50-60 del Cinquecento significava confrontarsi anche con diciamo così, i due grandi protagonisti di quel momento, che erano Tintoretto e Veronese, no? E questa, questa cultura molto sofisticata, tutta orientata verso la laguna, noi la apprezziamo in questo meraviglioso dipinto, che è una delle primissime opere che Petrazzano esegue nel momento in cui arriva a Milano. Questa rappresentazione di Angelica e Medoro, conservata presso la Galleria Canesso a Parigi, un dipinto di cui conosciamo tutta la storia. Sappiamo che quest'opera venne realizzata per Girolamo Legnani, che era un mercante di stoffa, un collezionista emergente della Milano appunto degli anni 70 del Cinquecento, il quale chiese appunto a Petrazzano questo soggetto che si rifaceva ovviamente all'Orlando Furioso di Ariosto. Qui è il momento in cui scocca in qualche modo l'innamoramento tra Angelica e il bellissimo Medoro, appunto il fante delle truppe saracene, che era stato ferito appunto e che Angelica medica e che medicandolo se ne innamora, dicevo Medoro, di cui Ariosto ricorda diciamo così, l'aspetto singolare, cioè il fatto che aveva i capelli biondi nonostante fosse un fante saraceno. È un dettaglio che Petrazzano, vedete, non dimentica di sottolineare. E sostanzialmente qui, diciamo così, la cultura figurativa di Petrazzano è ancora molto contigua a quella della Venere di Brera. C'è nuovamente questa ambientazione naturalista, scusate, in un contesto paesaggistico di grande raffinatezza, con questi bellissimi giochi di luce sulle fronde, insomma, che sono tutte squisitezze, appunto, che solo un pittore formatosi a Venezia poteva esibire. E in particolare in quest'opera noi capiamo come importante sia stato per Petrazzano anche il rapporto con Veronese a Venezia, che questi volti così torniti, questa regolarizzazione anche formale dei corpi rimanda in qualche modo al classicismo veronesiano. E, tra l'altro, un dipinto questo, diciamo, frutto di una elaborazione molto, molto complessa, di cui danno conto alcuni bellissimi disegni preparatori, qui mostro forse più spettacolare. Disegni, Petrazzano ha un catalogo di disegni molto, molto cospicuo, sono quasi tutti disegni a gessetto nero e bianco su carta preparata azzurra, una tecnica che anche in questo caso rimanda piuttosto precisamente al contesto veneziano, una tecnica che troviamo in molti disegni di Tintoretto, di Veronese, di Jacopo Bassano, insomma, e vedete in questo caso appunto un disegno eseguito con questa tecnica preparatoria evidentemente per la figura di Medoro. Ecco, una scoperta importante che è stata fatta in occasione dei lavori preparatori alla mostra è relativa a questo dipinto, un magnifico dipinto su Ardesia, che si trova appunto al Museo di Strasburgo, e che venne attribuito a Petrazzano con un intuito straordinario. Prima abbiamo osato fare qualche critica a Longhi, adesso rimediamo subito, perché Longhi in realtà, diciamo, prima ancora che Pesner pubblicasse il documento del contratto con Giovane Caravaggio, già aveva cominciato a mettere gli occhi su Petrazzano, però l'aveva fatto nel chiuso del suo studio, senza pubblicare nulla. E in particolare aveva messo gli occhi su Petrazzano al punto tale da riuscire a identificare, nel corso del suo memorabile viaggio europeo
viaggio di studio in Europa dei primi anni 20 del Novecento, questo dipinto nei depositi del Museo di Strasburgo, un dipinto che allora era ritenuto genericamente di scuola veronese, anche per il fatto che è eseguito su Ardesia, un supporto molto frequentato, come sappiamo, dai pittori veronesi, e si era accorto che quest'opera era un'opera in realtà di Petrzano. E cosa succede? Che poi negli studi successivi, in realtà, questa attribuzione di Longhi non è stata quasi mai quasi considerata, anzi, addirittura nell'unico catalogo completo dell'opera di Petrzano, che è un catalogo così non molto affidabile, redatto nel 1978 da Edi Baccheschi, quest'opera viene messa addirittura in dubbio, no? In realtà, dicevo, durante le ricerche preparatorie per la mostra, si è capito che questo dipinto è certamente di Petrzano, in quanto è ricordato negli inventari tardo-cinquecenteschi come opera di Petrzano, ricordato come opera di Petrzano, negli inventari tardo-cinquecenteschi dello stesso committente dell'Angelica e Medoro, quindi di Gerolamo Legnani. Quindi è un'opera, diciamo, fatta da Petrzano, sempre per Gerolamo Legnani e sempre in anni appena successivi, diciamo così, al suo ritorno a Milano, no? Dopodiché, appunto, questo portato veneziano, questa, diciamo così, questa cultura veneziana, Petrzano la esibisce anche in quella che, a mio avviso, è un po' forse il suo capolavoro, cioè queste due grandi tele, che adesso vi mostro subito in sequenza e che poi analizzeremo nel dettaglio, queste due grandi tele che l'artista esegue nel 1573 per la chiesa di San Barnaba a Milano. Due tele che sono state, due tele immense, misurano 4 metri per 5, quindi sono dei teleri di notevole impegno anche proprio esecutivo professionale. Dicevo, due tele che sono state restaurate in occasione della mostra dell'anno scorso e che hanno rivelato non solo una qualità sorprendente, ma anche uno stato conservativo pressoché integro, no? Qui vedete appunto una foto durante il restauro e qui vediamo il primo dei dipinti a restauro compiuto. Sono due dipinti molto singolari anche sul piano iconografico. Siamo nella chiesa di San Barnaba, è la chiesa nella quale nasce in sostanza l'ordine dei Barnabiti. I Barnabiti sono chierici regolari di San Paolo, che si chiamano Barnabiti proprio perché il loro primo insediamento è nella chiesa di San Barnaba. E le due tele celebrano proprio San Barnaba accanto a San Paolo, no? San Paolo e San Barnaba, come raccontano gli Atti degli Apostoli, sono i primi divulgatori del messaggio cristiano al di fuori dei territori della Palestina, cioè al di fuori dei territori nei quali aveva predicato Gesù, no? Qui vediamo questa scena molto, molto rara, è il momento in cui Paolo e Barnaba si trovano a Listra o Listri, questa città dell'Asia Minore, dell'attuale Turchia. A un certo punto Paolo, che è Barnaba è il personaggio che si strappa le vesti, Paolo è il personaggio a sinistra. Ecco, Paolo ha appena guarito uno storpio, che vedete è rappresentato con ancora la stampella appunto a sinistra di San Paolo. Paolo ha appena guarito uno storpio, la folla di Listra accorre per portare doni e per fare sacrifici, credendo, di questo gesto miracoloso, che Paolo e Barnaba siano due divinità pagane. E quando si accorge di questo equivoco, Barnaba, come raccontano appunto gli Atti degli Apostoli, si strappa le vesti, dichiarando appunto che lui altro non è se non un messaggero appunto della rivelazione cristiana. Poi dopo torniamo su questo dipinto, adesso volevo illustrare l'altro soggetto, il soggetto dell'altra tela. In questo caso è un episodio immediatamente precedente, è il momento in cui Paolo e Barnaba, Paolo come sempre il personaggio con abito con la veste azzurra e Barnaba è quello inginocchiato con la veste verde oro, Paolo e Barnaba sono ad Antiochia e ricevono
il messaggio divino che li invita ad evangelizzare le genti, no? Ecco, due dipinti appunto di straordinario impegno che anche nella loro, diciamo, così, nella loro assemblaggio compositivo non possono fare a meno di ricordare le grandi costruzioni sceniche di in particolare di Tintoretto, anche questa, diciamo, questo affollamento convulso dei personaggi ha molto a che fare con, diciamo così, con la tradizione di Tintoretto, quindi si conferma, insomma, questa ampiezza di riferimenti veneziani. E anche se qui è interessante notare come nella pittura di Petrazzano comincino a entrare in gioco delle componenti che rimandano, che fanno capire, diciamo così, come l'artista sia già da qualche mese in Lombardia e cominci a fare i conti con la tradizione locale. In particolare, guardate il bellissimo dettaglio in questa tela che stiamo guardando del giovane che soffia sulle fascine per ravvivare il fuoco, un dettaglio che è, diciamo così, magistrale dal punto di vista degli studi chiaroscurali e che si rimanda da un lato, diciamo così, agli studi chiaroscurali che in questi anni stanno compiendo a Milano i fratelli Campi, in particolare Antonio e Vincenzo Campi, ma dall'altro lato è anche un dettaglio importante se si penseranno appunto, se si pensa appunto agli studi chiaroscurali che poi caratterizzeranno le opere della maturità di Caravaggio, no? Ecco, quindi un Petrazzano che comincia in qualche modo a fare i conti con la realtà milanese, comincia a fare i conti con questa realtà, diciamo così, anche dal punto di vista proprio di quello che era il clima culturale della Milano del tempo, no? Perché qui un'altra scoperta che è stata fatta in occasione della mostra è il fatto che durante una visita pastorale che viene diciamo, effettuata nel 1580, quindi 7 anni dopo la realizzazione dei dipinti, visita di Cesare Regazzoni, che però era sostanzialmente un emissario di Carlo Borromeo, perché appunto, non l'ho detto, scusate, ma la Milano nella quale arriva Petrazzano è la Milano dominata dal carisma del vescovo e cardinale Carlo Borromeo. Ecco, in questa visita si danno delle indicazioni molto perentorie, diciamo così, su delle modifiche che occorre apportare a queste due opere, no? Vedete, in termine di 1 mese siano coperte le indecenti nudità di quelle immagini che sono sopra il quadrone in chiesa, racconciando ancora le immagini dei viventi in tal modo che non rappresentino più quelli. Quindi si danno indicazioni perché si coprono delle nudità. E durante il restauro si è, ad esempio, capito che in particolare questo velo ocra che copre appunto le spalle della donna in basso a destra è con tutta probabilità un rifacimento apportato verosimilmente dallo stesso Petrazzano in seguito a queste raccomandazioni. Ma è anche interessante questa indicazione che viene data dal visitatore che chiede di non rendere più riconoscibili le immagini dei viventi. Vedete come qui accanto al sacerdote compaiono dei personaggi che hanno dei caratteri ritrattistici, in particolare insomma, spicca questo personaggio a sinistra che con ogni probabilità è proprio un autoritratto di Petrazzano nel 73, quindi insomma, 16 anni prima rispetto all'autoritratto che abbiamo appena visto, e però appunto molto interessanti sono gli altri ritratti che compaiono a fianco. Qui vedete delle foto che in realtà io ho scattato prima del restauro, ma insomma sono significative ugualmente. In particolare è interessante questo personaggio di destra, che ha dei chiari connotati ritrattistici, ha tra l'altro un colletto che rimanda alla moda, insomma, degli anni 70 del 500. Però vedete come poi questo personaggio sia stato così inturbantato, verosimilmente in un secondo tempo, proprio per camuffarlo, no? Per rendere meno evidente il suo carattere di personaggio contemporaneo.
Repubblica. No? Sappiamo come San Carlo detestasse l'idea che ci fossero rappresentazioni di personaggi contemporanei nei dipinti, no? Perché in qualche modo distraevano il fedele rispetto alla, al messaggio devozionale che l'opera doveva trasmettere e comunicare. E quindi insomma, questo indizio della visita del 1588 ci fa capire insomma, come il mondo milanese sia un mondo profondamente diverso da quello veneziano, e una conferma in questo senso ce lo dà quella che è forse l'impresa più impegnativa realizzata da Petrazzano nel corso della sua carriera, cioè la decorazione del coro e dell'abside della Certosa di Garegnano alle porte di Milano, no? Un'impresa che Petrazzano realizza tra il 78 e l'82, e qui vedete come si trasforma il linguaggio di quest'artista. Qui vedete due delle pale che decorano l'abside della chiesa, la Resurrezione e l'Ascensione di Cristo, due opere in cui il linguaggio di Petrazzano è diventato molto più severo, in qualche modo più controllato, con una cromia che si è fatta più plumbea. Il colorismo veneziano si è quasi completamente riassorbito, e anche qui, appunto, per capire qual è il clima entro il quale va letta questa svolta, basta dare un'occhiata al documento di commissione dell'impresa di Garegnano, che sembra un documento prodotto quasi dal Concilio di Trento, tanto è diciamo, severo e perentorio nelle sue raccomandazioni, no? Che tutte le figure umane massime dei santi e santi siano fatte con somma onestà e gravità e non appaiono petti né altre membra o parti del corpo non oneste, e ogni atto, gesto, garbo, movenza e drappi dei santi siano onestissimi, pudicissimi e pieni di ogni gravità e maestà, e che tutto il scopo, cioè la finalità e ogni cosa che vi si farà, tenda a provocare ogni somma divozione, motti degli animi, degli sguardanti, che per nessuna arte non si pregiudichi al spirito e al decoro e natura delle sante e divine figure che si hanno a fare, no? Per nessuna arte, quindi nessuna arte, nessuna, diciamo così, sperimentazione stilistica, nessuna libertà di linguaggio deve in qualche modo prevaricare il messaggio di fede che le opere devono trasmettere, no? In realtà poi, appunto, sempre a Garegnano non tutto è così severo, non tutto è così rigoroso. Gli affreschi, ad esempio, che decorano le pareti del coro sono affreschi in qualche modo più festosi, come dimostra questa immagine dell'adorazione dei pastori. È un'immagine che ci fa capire come Petrazzano in qualche modo poi rappresenti bene quella particolare strada che intraprendono i pittori milanesi nell'epoca della riforma post-tridentina, una strada che è un po' sempre a metà tra realismo e severità, diciamo così, e controllo severo dei contenuti iconografici, no? Quindi questo realismo molto controllato e dove la chiarezza delle immagini poi la fa da padrone, no? Però appunto un realismo che poi nei dettagli emerge anche con, diciamo così, brani di grande suggestione, come fa a capire questa bellissima figura di pastore col gozzo. Anche qui la mostro questo disegno preparatorio, sempre conservato al Castello Sforzesco, è un brano, un dettaglio, quello di questa figura che così sembra quasi rimandare al mondo del Sacromonte di Varallo, addirittura alla tradizione del realismo, appunto, gaudenziano. E per capire appunto quali sono a questo punto i riferimenti ai quali guarda e ai quali si confronta Petrazzano, è molto significativo, mi sembra, questo confronto tra sempre l'adorazione dei pastori di Garegnano a destra e a sinistra questa tela di analogo soggetto di Antonio Campi, realizzata per la chiesa delle Angeliche di San Paolo Converso, un'opera perfettamente contemporanea perché è del 1580, e vedete appunto come Antonio Campi poi anche lui esibisca questo realismo nel dettaglio molto accentuato, e però poi anche questa
grande chiarezza didascalica, no? Nella presentazione del soggetto, così come voleva appunto la committenza ecclesiastica del tempo. E quindi arriviamo un po', insomma, alla conclusione del percorso milanese di Petrazzano attraverso queste due opere che ci fanno capire anche la grande intensità sul piano meditativo di questa vicenda, diciamo, della maturità dell'artista, a sinistra il compianto di San Fedele, una delle opere più note di Petrazzano, a destra questo dipinto ritrovato pochi anni fa nella piccola chiesa di Bernate Ticino, nel paese nella zona a est di a ovest, scusate, di Milano. E, vedete appunto due opere, dicevo, di grande concentrazione meditativa, molto severe nella loro impostazione, dove però poi Petrazzano non rinuncia a mettere in gioco anche effetti molto raffinati nella resa chiaroscurale dei corpi, e in particolare appunto nell'anatomia delle due immagini di Cristo in entrambe le pale. Ecco, scusate, sto andando forse un po' lungo, per cui cerco di saltare qualche passaggio per arrivare subito alla, diciamo così, a centrare poi la questione del rapporto tra Petrazzano e Caravaggio. Il dipinto di San Fedele, che abbiamo appena visto, è un dipinto la cui datazione coincide in sostanza con quella della permanenza di Caravaggio nella bottega di Petrazzano, appunto dal 1584 al 1588, una permanenza sulla quale abbiamo informazioni che ci derivano quasi esclusivamente da questo contratto, appunto, che abbiamo ricordato, dal quale si desume che in sostanza Petrazzano si impegna a insegnare l'arte della pittura a Caravaggio per 4 anni, garantendogli che alla fine di quei 4 anni il giovane artista, che appunto ricordo aveva 13 anni nel momento in cui entra nella bottega di Petrazzano, garantendogli che alla fine di questo quadriennio Caravaggio sarebbe stato in grado di dipingere da solo, di essere quindi un artista autonomo. E in compenso Caravaggio promette al maestro Petrazzano di lavorare die noctuque, diciamo così, di giorno e di notte per lui, quindi di avere una dedizione totale al maestro, e gli promette anche di non prendere accordi con nessun altro maestro, no? Quindi un contratto che sancisce in modo molto preciso l'esclusiva anche che Petrazzano voleva avere su Caravaggio. Evidentemente ne aveva capito con grande intuito le qualità, no? E, tra l'altro, è molto singolare il fatto che in questo documento Caravaggio firmi in prima persona, pur avendo solo 13 anni. Cioè, il documento è fatto proprio, è un contratto tra un tredicenne e un cinquantenne, e Petrazzano era orfano scusate, Caravaggio era orfano di padre, ma aveva comunque la madre ancora in vita, Lucia Aratori. Nonostante questo, però, il contratto con Petrazzano lo firma lui. Ecco, dopodiché, appunto, questo contratto è l'unica fonte di informazione che abbiamo, e come sappiamo bene, poi tutta la fase milanese di Caravaggio è a tutt'oggi un buco nero totale, no? E di fatto noi, diciamo, cominciamo a conoscere Caravaggio solo a partire dal suo trasferimento a Roma, e un trasferimento a Roma, tra l'altro, che, appunto, come molti di voi sanno, la cui datazione, diciamo così, è oggetto di discussioni molto vivaci, perché fino a pochi anni fa si tendeva a pensare che Caravaggio si fosse trasferito a Roma intorno ai 21 anni, nel 1592. Oggi molti studiosi, sulla scorta di alcuni incroci documentari, tendono a posticipare questa discesa di Caravaggio a Roma alla metà degli anni 90 del 500, quindi quando Caravaggio aveva già circa 24 anni, no? Quindi noi di fatto conosciamo Caravaggio a partire dai 22-24 anni, no? E quindi cosa fece nella bottega di Petrazzano rimane assolutamente un mistero, no? Sta di fatto che, però,
Innanzitutto aver messo a fuoco questo ruolo, diciamo, questo profilo sopraregionale della figura di Pietrazzano, innanzitutto ci fa capire come la permanenza di Caravaggio nella bottega di questo artista fu una permanenza che gli garantì una informazione culturale di ampio respiro, insomma, no? Quindi essere nella bottega di Pietrazzano significava essere nella bottega di un artista che nel 1589, appunto, si dichiarava Tiziani Alumnus, quindi certamente avrà raccontato al suo giovane allievo di chi era Tiziano, di quali erano, diciamo così, le grandi esperienze della pittura veneziana con le quali si era formato, no? Ma al di là di questo discorso più generale, poi che la presenza, la permanenza di Caravaggio nella bottega di Pietrazzano abbia significato molto, ce lo dicono alcuni indizi che emergono dalle opere più precoci di Caravaggio, in particolare il Bacchino malato che qui stiamo vedendo, dipinto dalla Galleria Borghese, riscoperto nei depositi appunto del Museo Romano proprio nel 1927 da Longhi, nello stesso anno in cui Pesner scopre il documento che abbiamo ricordato. Ecco, il Bacchino malato è una delle prime, forse la prima opera nota di Caravaggio, di attribuzione indiscutibile, databile appunto intorno al 95, e vedete come appunto il dipinto del Bacchino malato sia concepito insomma, mettendo in scena una figura che rivela una insomma, somiglianza che è difficile ritenere casuale con un modello di Pietrazzano, che è quello evidenziato dal disegno a sinistra. Il disegno a sinistra è un disegno che Pietrazzano esegue preparatorio per una delle Sibille, la Sibilla Persica, che decora la zona superiore del coro di Garegnano. Ma vedete come insomma, è difficile pensare che ci sia proprio, che sia casuale, insomma, l'affinità tra le pose di queste due figure, un'affinità che tra l'altro coinvolge anche l'atteggiamento proprio della mano destra della Sibilla di Pietrazzano e del Bacco di Caravaggio, no? Ma un altro indizio importante è quello che ci fornisce il San Matteo e l'Angelo perduto di Berlino, la prima versione della Pala d'Altare che Caravaggio esegue nel 1602 per la Cappella Contarelli, un'opera, quella di Caravaggio, che appunto nella messa in scena di questo evangelista con le gambe accavallate in questa posa così inconsueta, certamente rivela, diciamo così, ha come principale fonte di ispirazione, proprio dal punto di vista appunto, dell'atteggiamento del personaggio, la stampa di Agostino Veneziano del 1518, che vedete a sinistra, basata su un disegno di Giulio Romano, però sta di fatto che sempre a Garegnano, appunto tra il 78 e l'82, Pietrazzano aveva dipinto questo San Matteo che appunto anche in quel caso ribadiva l'idea molto singolare delle gambe accavallate del santo, un San Matteo che così anche nella sua corporatura un po' popolaresca in qualche modo poi non può fare a meno di rimandare alla tela perduta di Caravaggio, no? E per chiudere poi un'ultima riflessione sulla tematica musicale. Abbiamo visto appunto i dipinti di tema musicale che Pietrazzano esegue a Venezia. Anche qui c'è da chiedersi se sia un caso che Caravaggio, nel momento in cui arriva a Roma, poi si dedichi in modo così assiduo a questo tipo di rappresentazioni di tema musicale. Certo, sono opere che nascono dentro un preciso contesto, che sono ispirate da un preciso contesto, che è quello del Cardinal del Monte, quindi della grande passione musicale del Cardinal del Monte, che come sappiamo è uno dei principali, se non il principale committente della fase giovanile di Caravaggio a Roma, però sta di fatto, insomma, che poi questi soggetti a Roma prima di Caravaggio non erano frequentati ed è proprio Caravaggio in qualche modo a portarli in ambito romano, no? E qui vediamo appunto il suonatore di liuto dell'Ermitage, in questo caso realizzato per Vincenzo Giustiniani, e
E qui vediamo appunto il concerto del Metropolitan, un'opera realizzata in questo caso proprio per il Cardinale del Monte, 1597. E qui appunto il discorso, il rapporto con Petrazzano non è certo un rapporto in questo caso sul piano ideativo, stilistico, è un rapporto proprio sul piano proprio della concezione un po' iconografica e della propensione a dedicare dei dipinti alla tematica musicale, no? Però è interessante notare come anche in quest'opera di Caravaggio, del Metropolitan, poi la tematica musicale venga, diciamo così, messa in scena contaminandola con la tematica amorosa, perché appunto alle spalle del suonatore che sta accordando il liuto al centro della scena compare un cupido, no? Un cupido esattamente come nelle immagini concertistiche, diciamo così, di Petrazzano. Quindi questo tema del legame amore-musica, dove musica ispira amore, amore ispira musica, è un legame al quale poi Caravaggio aggiunge anche il motivo dell'uva, quindi un motivo bacchico che fa riferimento all'uva, al vino, quindi alla gioia in qualche modo dionisiaca. In questo caso il riferimento però non è Petrazzano, ma è verosimilmente l'iconologia di Cesare Ripa, 1593, Cesare Ripa, personaggio in stretto rapporto col Cardinale del Monte, il quale racconta come appunto, per spiegare l'iconografia della musica, racconta come il vino faccia sempre bene ai musicanti perché in qualche modo li aiuta a trovare una voce più calda e più suadente, no? E quindi insomma, con questa rievocazione del connubio tra amore, musica e vino, chiudo insomma, il mio intervento così, con una nota ottimistica, sperando che l'anno che verrà sia un anno più, diciamo così, prospero e fortunato rispetto all'anno che ci ha separato dall'apertura della mostra di Petrazzano all'intervento di oggi. Grazie Francesco, no? Una lezione veramente, veramente importante. Tanti spunti, insomma, tante considerazioni, insomma, questa rimessa in luce della figura di Petrazzano è veramente cruciale. Dopo rimane devo dire, straordinario come però Longhi riuscisse, certo, conoscendo i dipinti di Garegnano, conoscendo quelli di San Barnaba, ma riuscisse già a date molto precoci ad attribuire quel quadrettino di Strasburgo, quell'Ardesia, nel momento in cui però non prendeva in considerazione altri aspetti della sua attività. Dunque, io credo adesso forse, se ci sono delle domande in chat, dovrei vederle. Intanto ne approfitto per dire una cosa, che è un po' uno smacco della mia carriera, nel senso che il quadro che adesso è a Brera, no, della Venere con Cupido, girava tanti anni fa, insomma, prima di essere acquistato dall'antiquario Piero Corsini, con questa attribuzione ad Agostino Carracci. Ovviamente mi venne mostrato e Agostino Carracci non era. A me sembrava un Tiziano più raffreddato, badavo dire una forse Sustris, e poi chiaramente la Mina Gregoris, forse, che era Petrazzano, tra l'altro sulla base dell'Angeliche Medoro, che era stato già pubblicato da Arslan nel 1959, in realtà proprio sulla rivista bolognese, Antiche Moderna, che avrei potuto conoscere anch'io, devo dire, ahimè, vabbè, pace. Dunque, i problemi sono, mi chiedo appunto se ci siano degli interventi da parte del pubblico, prima di chiudere questo interessantissimo, devo dire, incontro con Francesco Frangi e con Simone Petrazzano, che apre tanti interrogativi. Anch'io spesso faccio vedere a lezione, devo dire, la Sibilla di Garegnano, il disegno preparatorio del Museo del Castello e il Bacchino Malatus di Caravaggio. Perché effettivamente già lì c'è uno scatto, c'è Caravaggio e Caravaggio, Petrazzano e Petrazzano, ma anche nella resa di questa muscolatura un po' gonfiante,
insomma, questo michelangiolismo un po' così attraverso canali padani che arriva a Peterzano, ecco, c'è una resa della muscolatura. Sì, la figura è messa nello stesso identico modo, la mano, hai ragione, perfettamente, sembra che già debba trattenere il grappolo del bacchino malato, però c'è un modo di concepire la figura umana molto diverso da quello di Caravaggio. Quindi resta sempre il problema di quali sono poi state le esperienze che Caravaggio ha fatto dopo aver abbandonato il maestro e prima di arrivare a Certo. Roma. Sì, no, certo, diciamo, in Petrazzano poi rimane comunque un fondo, insomma, stavo dicendo un fondo cinquecentesco, ma è inevitabile che lo sia, perché un fondo appunto più legato a modelli anche proprio diciamo, di ascendenza manierista, per cui le sue figure, soprattutto le figure degli anni milanesi, sono figure che hanno sempre una, diciamo così, una complessità proprio di costruzione anatomica insomma, più articolata, insomma, per cui è chiaro che Caravaggio poi ha una capacità di sintesi naturalistica che non è confrontabile con le opere del maestro. E, diciamo, lì quel confronto con la Sibilla, un confronto comunque. Cioè, non è che poi noi possiamo scommettere che Caravaggio si fosse ispirato a quel disegno, anche perché quel disegno è a Milano e probabilmente è sempre stato a Milano. Per cui non è che Caravaggio ce l'aveva con sé, perché sennò non sarebbe finito nel fondo del Castello Sforzesco. Però, diciamo così, è un indizio, diciamo così, di una eredità diciamo, che Caravaggio porta con sé. E poi, appunto, io poi non voglio neanche forzare la mano sui rapporti concreti tra Petrazzano e Caravaggio sul piano proprio strettamente figurativo, perché per me alla fine sono abbastanza limitati. E poi questa ricerca di rapporti concreti tra Petrazzano e Caravaggio alla fine ha finito anche un po' per avere questo sguardo un po' ossessivo su Petrazzano, alla ricerca per forza di un Petrazzano pre-caravaggesco, che c'è e non c'è, insomma, per cui io credo che sia più importante mettere a fuoco la dimensione proprio sopraregionale di questo artista, che poté in qualche modo garantire a Caravaggio una formazione di ampio spettro. Tra l'altro, adesso io non ho avuto tempo di dirlo, anche perché alla fine mi sono reso conto che dovevo accelerare, però per Petrazzano è fondamentale, ad esempio, nel momento in cui arriva a Milano, confrontarsi con la tradizione, in particolare bergamasca, penso a Moretto, ma penso anche bergamasco-bresciana, penso a Moretto, penso a Moroni, no? Per cui Petrazzano è anche un po' la figura che può fare da tramite, in qualche modo, a Caravaggio, non solo in senso lato di Tiziano, ma anche appunto di esperienze della terraferma veneta, anche perché non dobbiamo dimenticare che Petrazzano comunque era un cittadino, diciamo, era nato a Venezia, ma apparteneva ad una famiglia bergamasca, per cui questo legame, diciamo così, con la terraferma veneta è un legame che rimane molto forte, ecco. Certo. Bene, Francesco, noi ti ringraziamo veramente molto. Grazie a voi. Non mi pare che ci siano domande, non le vedo almeno in chat da parte del pubblico, è inutile che quindi stiamo a dialogare io e te, anche se ne avrei molta voglia. Do soltanto appuntamento a chi ci ascolta mercoledì prossimo, quando appunto il collega Claudio Marra, che è in studio di arte contemporanea, in particolare fotografia nel nostro dipartimento, ha chiamato a parlare Raffaella Perna sul tema l'invenzione del femminile, riflessioni su arte, fotografia e femminismo in Italia. Quindi grazie a Francesco, grazie a tutti e a mercoledì Grazie a prossimo. tutti, grazie a Sì, tutti. ciao Francesco, ciao. Grazie, buona Ciao. serata. Buona serata.